vittima di un infortunio sulla finale della prima parte di partita, lungo la quale non è Rouillet. Ci prova Tsuremoto, non ci arriva il giapponese, è arrivato qui in quella di Ginevra su consiglio, su spinta proprio di René Weil. Ancora Cognac. Da quest'altra parte, verso Tsuremoto, spinge il giapponese. Parte una traversone, palla però troppo lunga, sia per Bedia, sia per Crivelli. 18 squadre, in Svizzera siamo in 8, 11 milioni naturalmente, siamo in 8 milioni. Eppure già si è fatta fatica a portare il campionato a 12. Ma il Belgio insegna, ci sarebbe tutto lo spazio anche da Pienk. Recuperata da Dulin. Il tocco verso Antunes. Arriva Tsuremoto, parte del suo traversone, non trova l'impatto con la sfera, Bedialo. Il facile tra le braccia di Van der Voort. Di nuovo il tentativo di Crivelli. Intanto abbiamo rivisto quello che è capitato poc'anzi in area di rigore belga. Tutto regolare per il direttore di gara. Dimostrando già in quella circostanza quelle che sono le sue enormi qualità. A paesi come la Francia, come l'Olanda e come il Portogallo. Proprio nel Caruso, subito l'attraversone, altra possibilità per il Belgio. Per fortuna del servente Einen non impatta come avrebbe desiderato la sfera. Poi buona la chiusura da parte di Tsuremoto. Troviamo il giapponese, parte il traversone, palla messa fuori però dalla retroguardia belga. E poi c'è un intervento come Otmar Hitzfeld e come Heynckes a vincere due Champions, o meglio due Coppe dei Campioni come venivano chiamate. Ci risiamo, Tsuremoto, sempre bravo il giapponese. Quindi Dulin, la sua conduzione con il palo. Palo che come se strozzasse in gola quello che ormai si stava profilando concretamente all'orizzonte. Kayembe. La chiusura di non confondere per l'appunto con Genk, che sta da tutt'altra parte, è molto vicina a Maastricht ad esempio. Ancora Kutesa. Conclusione rimpallata. C'è una traversone, c'è una deviazione, ci sarà. Ecco di nuovo Pensil. E quindi c'è questo tentativo da parte di Ait El Hadji. Anche con un pizzico di fortuna riesce a salvarsi il. Ecco di nuovo Tresor. Fermato in modo irregolare dal giapponese Tsuremoto. Da Weiler in Giappone al Kashima con lo stesso René Weiler. Sbaglia la servetta in fase di impostazione, poi però Tsuremoto recupera palla.